politica energetica del paese, credo che noi dobbiamo continuare con forza sulle rinnovabili e al tempo stesso in maniera pragmatica non perdere posti di lavoro sul gas e il petrolio, perché abbiamo abbandonato Buongiorno, questo è il giornale di oggi, oggi è il 18 aprile 2016. Sono il dottor Gianpaolo Velasconi e Paolo De Falò. Volevo dire che io continuo ad avere solo oneri e un'assoluta mancanza di onori, ad esempio ho problemi economici. E mi prendo l'onere di parlare dei tassi negativi in televisione, mi prendo l'onere di parlare della manipolazione dell'oro da parte delle grandi banche internazionali, mi prendo l'onere di parlare del sistema bancario italiano che è ancora peggiore di Deutsche Bank e delle banche inglesi, anche se loro continuano a dire di no, e continuo a non essere pagato. E poi gli altri, dopo qualche giorno da quando dico io le cose, parlano loro e fanno i loro commenti, ma gli altri sono gente pagata. Ad esempio vi faccio vedere questo articolo di Joseph Stiglitz sui tassi negativi, che è intervenuto qualche giorno dopo il fatto che io ho fatto notare su Milanau che ci sono dei tassi bancari negativi, e Joseph Stiglitz ha scritto questo articolo su Project Syndicate. Quindi io continuo ad avere degli oneri esorbitanti, enormi, e continuo ad essere da solo perché abbandonato da tutti, dai falsi amici, e continuo ad essere povero a casa a fare politica a vantaggio, cioè che poi pretendono che io faccia una politica neanche italiana ma addirittura europea senza darmi l'incarico di parlamentare europeo, cioè pretendono che io lavori gratis, in poche parole. Grazie, arrivederci.